Ciao, benvenuti al mio podcasting stagione 6. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao! Ciao, benvenuti al mio podcasting stagione 6, episodio numero 68. Questa bloggata audio vi parlerò del The Shape of Things to Come, Future Demography Around the World. Il link alla mia bloggata trovate nella descrizione del file di YouTube, che bene o male è la traduzione di una ottima conferenza in inglese sulla demografia futura e le cose del mondo a venire del professor Christopher Witty. Dunque, non vi starò a sintetizzare tutta esattamente la bloggata, perché la bloggata non è tanto lunga e se vi interessano queste cose le potete andare a vedere o visionando in inglese la conferenza oppure accedendo direttamente alla sua traduzione. In buona sostanza, quello che vi posso dire rapidamente in questa bloggata è: quali sono i fattori di una rapida mutazione della piramide demografica? Rapida caduta della mortalità infantile, specie nei paesi poveri, crescita della speranza di vita media, tasso di fertilità, sviluppo socio-economico, tasso di educazione femminile e disponibilità della contraccezione sono le variabili mutabili che influiscono sul tasso di fertilità. Ad oggi 66 paesi rimangono ad alta fertilità, più di 3,2 figli per donna. C'è un leggero aumento dei paesi meno fertili da 51 nel 1994 a 70 nel 2014, con meno però di 2 figli per donna. E poi ci sono le migrazioni. Cos'è una transizione demografica? Prima cosa che accade è la fase 1, ossia una riduzione del tasso di mortalità. Più tardi nel tempo accade la fase 2, ossia il tasso di fertilità decresce. Quindi dalla fase 2 alla fase 3 la massa della popolazione prima sale, ma poi nella fase 4 la massa della popolazione si stabilizza rimanendo costante. Che cos'è il dividendo demografico? È il momento in cui la popolazione esplode, ma contemporaneamente si dilata la popolazione in età di lavoro, mentre si contrae la fascia dei nuovi nati. Quanto si allarga la quota parte di anziani per l'allungamento della speranza di vita. Se l'economia è capace di impiegare forza lavoro, si ha domanda in crescita ed espansione economica. Dunque, se si guarda il tasso di fertilità, i valori più alti della bomba demografica sono posti in Africa, in particolar modo nell'Africa subsahariana e centrale, aree comprese tra i due tropici, dove il tasso di natalità è superiore a 3 e raggiunge anche il valore di 8. In assenza di eventi inattesi, la popolazione mondiale continuerà a crescere anche oltre la fine del XXI secolo. Poi probabilmente la demografia si stabilizzerà per un po' e quindi poi collasserà. In rapporto ai continenti Europa, Africa, Asia, Nord America, Sud America, Oceania, la percentuale relativa di popolazione mondiale dal 1950 al 2100 muterà drasticamente, con una dilatazione della popolazione africana ed una riduzione di tutte le altre popolazioni negli altri continenti. La demografia non è un destino, ma sicuramente la demografia fissa un range sicuro di presenze in cui la popolazione esisterà in un determinato punto nel tempo. L'ultima variabile che impatta sulla demografia, si diceva, è appunto la migrazione. Ci sono solo pochi paesi al mondo in cui il fenomeno migratorio esterno impatta oggi in modo sostanziale sulla popolazione di una nazione. I paesi sono il Bahrain e la Gran Bretagna. Nel Bahrain un'enorme massa di immigrati maschili ha mutato la popolazione, squilibrandola, con un'enormità di maschi adulti in età lavorativa. In Gran Bretagna invece si è avuta una migrazione interna, che è una cosa diversa, perché è un processo di cambiamento di un'area rispetto ad un'altra, ma senza la presenza di nuovi arrivi da paesi esterni. Osservando la variabile demografica in termini di stati,
gli USA sono sicuramente la nazione con una piramide demografica grassa e leggermente a mitra, ma molto stabile rispetto a tutti gli altri paesi del mondo. La stessa stabilità accade nell'Africa subsahariana, ma con un processo diverso. L'area africana tra i due tropici rimane per i prossimi vari decenni in una piramide stabile, senza mai entrare appunto in una transizione demografica. Mutano anche i rapporti tra Europa e Africa subsahariana, India, Cina, in rapporto al numero di adulti e bambini. Che cos'altro vi posso dire? Dunque, seguono, diciamo, nella conferenza tutta una serie di mappe dal 1990 fino al 2030, in particolar modo degli stranieri giunti in Gran Bretagna, proprio perché il demografo è un britannico. E quello che è la tesi finale è che, in buona sostanza, la demografia nei prossimi decenni cambierà il volto del pianeta Terra in termini di percentuali relative di popolazione per continenti, quanto soprattutto per numero di abitanti sul pianeta Terra. Migliorare la salute e lo stile di vita degli anziani è una grande scommessa per i decenni a venire. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.